oggi io e Alissa giocheremo fondendo la realtà con le app. Sì. Infatti abbiamo scaricato una nuova app per preparare da mangiare. E quindi apriamola, perché Alissa, devo prepararti da mangiare per la scuola. Sì. Ok, vediamo un po' cosa metterò nel portapranzo di oggi. Però aiuterai anche tu a prepararlo, ok? Sì, School Lunch Food Maker. Ok, vai. È la primissima volta che lo proviamo. Non l'abbiamo ancora proprio provato, zero. Vai. Quindi lo proviamo in questo video. Sei pronta? Sì. Hai fame? Sì, tanta. Ok, allora sbrighiamoci a giocare, così poi andiamo a preparare il cibo vero. Sì. Ci facciamo giusto venire qualche idea. Ok, allora qui ci sono 4 food truck: burger, patatine, succhi e sandwich. Cosa ti ispira? Patatine. Patatine. Ok, allora bisogna preparare le patate. Cos'è quello? Cos'è? Perché? Prova a toccare, basta. Ecco, okay. Ah, ok. Allora, le dobbiamo tagliare a striscette. E basta cliccare. Ok, un'altra, vai. Semplice, semplice. Si clicca. Intanto faccio un ok, quindi qui bisogna proprio cucinare le cose. E le mettiamo nel piatto. Sai che quel piatto ricorda un po' un'anguria? Meglio che fai col dito. Aspetta. Ok, friggiamole. Accendi. Ok. Perché vanno sotto? No! No, si è un po' bug! Sì, si bugga il gioco. Infatti qui prima erano fuori dal piatto. Vediamo se si buggano anche queste. Ma perché la padella un po' già sotto? Vabbè. Vabbè, facciamo finta di non aver visto niente. Quindi prendiamole e via. Ok, e le mettiamo nel contenitore. Possiamo sceglierlo! Bello! Che carini! Quale vuoi? Ok, e le patatine sono fatte. Ok, adesso ti cucino io qualcosa. Queste erano facili, quindi le potevi fare tu. Mangiale, mangiale. Si mangia in un modo strano, ok? Ma Alissa, le prendi a morsi così le patatine? Fra un po' mi mangio anche il pacchetto. Ok, basta. Hai finito, Alissa, hai finito, hai mangiato tutto. Mangiati anche la pubblicità. Ok, patatine fatte, adesso ti preparo un panino. Bello, guarda, mi fa scegliere anche il tipo di pane. Allora, vediamo un po', no? Questo è poco sano. Non ce n'è uno integrale? Ecco, questo è integrale. Ma in realtà no, però facciamo finta. No, Alissa, è pericoloso il coltello. È pericoloso! Attento il dito! Ah, è vero, no. E ora vado avanti. Ok, vediamo un po' cosa ci mettiamo dentro. La bistecca nel panino, no, dai. Un hamburger di manzo potrebbe essere. Cos'è il sirloin? Non lo so. Bacon. Un hamburger al bacon. Non c'è qualcosa di vegetariano? No, finito. Posso scegliere solo queste cose. Allora ci metto il sirloin. Ma va cotto. Ok, certo. Metti sul fuoco. Perché me la dai cruda? No. Però non sembra com'era nell'immagine. Ah, ecco, sta diventando in quel modo. Ok. Non è che sia come nell'immagine. Cambiamo. Allora, aspetta. Mettiamo un po' di questa salsa, anche se non ce la volevi. E adesso un po' di insalata. La carne, il formaggio. Cipolla. No, la cipolla la dobbiamo tagliare. Ecco la buccia. Beh, la cipolla ti piace, eh? Tu te la mangi anche cruda. Tutta dentro. Mamma mia, sai che alito dopo che hai. Oh, guarda. Oh, pomodoro. Anche questo ti piace, anche crudo. Sapete che una delle merende preferite di Alissa è il pane tostato con i pomodorini crudi sopra? Sicuro. Buono, il basilico. Sì, e il pane è quello integrale. Sì, ok. Chiudiamo e ora mangia. Tieni, mangia. Buon appetito, Alissa. Ma come guardalo. Aspetta. Ma ragazzi, questa app è bruttissima. Sì, fa schifo. Guarda, gli vado a dare una recensione. Gli metto fa schifo. Dai, non si dice fa schifo. Ma fa schifo veramente. Si dice può essere migliorata. Peggiorata. No, peggiorata è impossibile. Peggio di questo non ce n'è. Beh, sì, c'è giù. Dai, la geografia non è così male. È malissima. Qual è la capitale dell'Italia? Bravo. Okay. E la capitale della Francia? Sì, ciao. È della Francia, è facile. Cos'è? Cos'è la Francia? Dai, la Francia, quella dove c'è la Tour Eiffel, come si chiama?
quella città. Brava, vedi che le sai le cose. Quella è geografia. Ragazzi, io non li proverei gli altri due camioncini, perché abbiamo già capito che quest'app non è niente di che. Boh, vediamo giusto i succhi. Eppure lo stai facendo. Ma perché poi io sono curiosa. Ma dai, ma cosa? Ma scusate, ma è un mirtillo grande come un melone. No, guarda, veramente non ho mai visto sta cosa. Cioè, questo dovrebbe essere un mirtillo, che normalmente sono piccoli così. Ecco, e qui sembra un melone. Sì, ma i mirtilli neanche serve tagliarli. No, appunto. Ma dai, ma che è? Ragazzi, non si possono fare queste app. Dai, ma che è? Il latte. Plof. Poi acqua. Devo no, fare questo. Ah, ok. Che è? È il frullatore. Il frullatore è carino. Beh, non ce l'ha neanche messo il mirtillo. O c'era già? C'era già. Era già. No, non ce l'ho neanche messa in realtà. Well done, non abbiamo fatto niente. Aspetta, voglio vedere come lo beve, se anche questo lo prende a morsi. Ah no, dai, questo questa volta lo finisce così. Ok, in 4 secondi. Era buono? A me non mi piace il mirtillo. Oltretutto, basta. Ragazzi, quest'app ci ha delusi. Quindi school, ecco. Lunch, bla bla bla. La disista... Dai. Scusa, mi è cascata. Allora, quindi, school lunch, la disinstalliamo, non ci è piaciuta. No. Eliminiamola. Comunque io e Elisa ci siamo divertite lo stesso. Anzi, a volte quando facciamo queste cose così ci divertiamo anche di più. Va bene, ragazzi, questo videino così un po' a caso per oggi finisce qui. Speriamo che vi siete comunque divertiti e ci vediamo al prossimo video. Ciao! E qui c'era anche la nostra bambola Elisa Anguria. Ci siamo scordati anche di salutarla nel video. Comunque vi mettiamo Elisa Anguria in descrizione, perché vi ricordiamo che è il nostro unico giocattolo in vendita, e quindi è proprio la bambola di Elisa con il vestito angurioso. Ciao. Comunque ti sono cresciuti i capelli rispetto a lei. Meno male che abbiamo anche le versioni con i capelli lunghi.